Ciao ragazzi, se volete sapere perché i Clippers vinceranno il titolo, state con me. Sigla. Allora ragazzi, in questo video cercherò di convincervi del perché i Los Angeles Clippers sono la favorita al titolo per il 2021. Ok ragazzi, non è una gufata, metto le mani avanti fin da subito, ma è semplicemente una constatazione. Partiamo dal primo punto. Ovvero quello chiaro che a roster i Los Angeles Clippers hanno uno dei migliori 5 giocatori attualmente in NBA. Il suo nome è Kawhi Leonard e chi dice il contrario semplicemente può chiudere il video in questo istante e cambiare canale. Kawhi Leonard ha dimostrato ai Toronto Raptors di poter guidare dal punto di vista tecnico la squadra fino al titolo. Nei Los Angeles Clippers il talento è superiore a quello che aveva ai Toronto Raptors. La conference è diversa, ma non cambia nulla. Kawhi Leonard è tecnicamente uno dei migliori 5 giocatori in NBA in questo preciso momento storico. Secondo punto, le scelte accurate in off-season. Lo avevo detto subito, ma non solo io, in realtà tutti, che i profili scelti in off-season dal front office dei Los Angeles Clippers erano profili ideali, profili che si innestavano meglio all'interno di un sistema che aveva Paul George e Kawhi Leonard al suo interno. I profili hanno cercato profili di esperienza e di leadership, più la scommessa Luke Kennard. In particolar modo Nick Batum e Serge Ibaka, scelti perché più fit più ideali alle due superstar, e Kennard perché probabilmente era già nell'aria da tempo il fatto che Lou Williams potesse andare via. Non sono in grado di dire quanto in realtà Montrezl Harrell sia andato ai Lakers per volere suo o non sia stato addirittura spinto dai Los Angeles Clippers, nel senso che probabilmente all'interno dello spogliatoio Clippers era successo qualcosa nella bolla per cui la franchigia, la società ha deciso di mettere in chiaro le cose già in off season con il rinnovo di Paul George e con la conseguente scelta di puntare su di lui e di mandare via probabilmente chi non era d'accordo con lui, ovvero Montrezl Harrell e Lou Williams, che è andato via poi a stagione in corso. I Los Angeles Clippers, terzo punto, sono una squadra molto esperta. Kawhi Leonard, per farvi capire, che ha 29 anni al momento, è uno dei più giovani. Non sto scherzando, sono quasi tutti, almeno quelli che giocano ovviamente, tra i 31 anni e i 33, col tra l'altro il picco di Rajon Rondo a 35, ma poi per il resto Paul George, Marcus Morris, Ibaka, Beverly, Batum, Reggie Jackson, Patrick Patterson e lo stesso DeMarcus Cousins sono tutti oltre i 30 anni. Di giovani ci sono Luke Kennard, come detto, c'è Terrence Mann e c'è Ivica Zubac, che è un altro che gioca. Passiamo ora all'aspetto statistico, perché i Los Angeles Clippers, o comunque le statistiche di squadra dei Los Angeles Clippers, sono drogate dal fatto che Kawhi Leonard e Paul George hanno saltato parecchie partite in questa stagione, non per problemi fisici gravi o per problemi comunque fisici relativi a distorsioni, a stiramenti, a problemi muscolari, ma semplicemente per riposare. L'hanno sempre fatto, quest'anno hanno dovuto mascherare molti infortuni, molte partite saltate per load management sotto forma di infortuni. Fatto sta che nonostante abbiano giocato per gran parte della stagione senza entrambe o senza una delle due stelle, sono una delle migliori squadre difensive della Lega. È la miglior squadra a rimbalzo difensivo di tutta la NBA ed è la quinta miglior difesa per quanto riguarda i punti concessi. Ribadisco, Kawhi Leonard e Paul George sono due grandissimi difensori, è mancato per gran parte della stagione anche Patrick Beverley, che è un altro grandissimo difensore. Nonostante tutto, i Clippers sono una delle migliori difese della Lega, il che vuol dire che non è solo una questione di Kawhi Leonard, Paul George o Patrick Beverley, ma che nell'insieme, e tra l'altro anche i backup, saltato parecchia parte della stagione,
ma questo vuol dire che nell'insieme la difesa di squadra è ottima, veramente ottima. Se parliamo di un punto di, da un punto di vista offensivo, è la squadra migliore nella Western Conference. Chiaro che davanti agli Utah Jazz, che magari segnano di più perché tirano di più da tre, ha davanti magari altre squadre come i Denver Nuggets, che invece hanno un unico perno in Nikola Jokic che organizza il gioco. Per quanto riguarda i Los Angeles Clippers, è sicuramente la squadra che ha un gioco più vario e che ha più soluzioni offensive da offrire, almeno nella Western Conference. Escludiamo i Brooklyn Nets, che fanno un capitolo a sé stante. Sono primi in NBA per percentuale nel tiro da tre punti. Praticamente sono la squadra, la quindicesima squadra che in termini di volume di tiri da tre, ma sono in assoluto la squadra che tira meglio a livello di percentuali. Non solo nel tiro da tre, ma anche ai tiri liberi. La squadra che tira meglio i liberi nell'intera lega. Hanno due giocatori come Paul George e Kawhi Leonard che sanno ovviamente tirare da tre, ma che hanno fatto nel corso della loro carriera del gioco dal mid-range il loro cavallo di battaglia. Hanno buoni tiratori, tiratori che in passato magari non erano molto affidabili come Reggie Jackson, come lo stesso Ibaka, che però hanno trovato l'ambiente ideale e gli spazi soprattutto per tirare a canestro comodamente, non da pressati, per cui alla fine della fiera è la squadra che tira meglio da tre e che tira meglio i tiri liberi. Passiamo poi a questioni extra basket, ovvero le motivazioni. Le motivazioni date dal flop dell'anno scorso. L'anno scorso dei Clippers si è parlato in tutta l'off season e per tutta la stagione, e sono implosi, come tutti abbiamo visto, all'interno della bolla. Un aspetto positivo sicuramente di quest'anno rispetto allo scorso anno è il fatto che nessuno ne parli. Nessuno ne parli. Utah e Phoenix sono sulla bocca di tutti in quanto sorprese della stagione. Per quanto riguarda i Nuggets c'è il discorso Jokic MVP e quindi i fari sono puntati anche sui Nuggets. C'è poi la grande delusione dei Los Angeles Lakers per quanto riguarda la Western Conference, mentre ad est ovviamente si parla, non si fa altro che parlare dei Brooklyn Nets. Per cui i Clippers, che finora si stanno no gestendo di più in questa stagione regolare, approcciano alla postseason, ai playoff, senza i fari puntati addosso. E questo, ragazzi, per un ambiente come i Clippers e dei giocatori come Leonard e George, che non sono stelle espansive, gente che ha bisogno dei riflettori, potrebbe fare molto molto bene. C'è poi la questione profondità del roster, perché oltre ai nomi che ho detto prima aggiungete DeMarcus Cousins, preso praticamente per due spiccioli e sembra integro fisicamente, offensivamente può sempre fare il suo, un Reggie Jackson totalmente ritrovato, era in bilico se restare o meno, è stato anche free agent per un po', è stato rifirmato e sta veramente giocando un'ottima stagione. C'è poi Marcus Morris, che è partito non in quintetto perché giocava Batum, adesso parte in quintetto, e poi insomma ci sono giocatori che quando vengono chiamati in causa non deludono quasi mai, come Patrick Patterson e soprattutto Luke Kennard, che è stato preso ad inizio stagione con lo scopo anche di fare un minimo di playmaking. In corso d'opera, ottima lettura del general manager, che ha visto che Kennard non era adatto, e chi sono andati a prendere? Sono andati a prendere quella che è la pedina fondamentale, l'anello mancante dell'intero roster, ovvero un playmaker che fa della leadership il suo cavallo di battaglia. Rajon Rondo. Feci un video un po' di tempo fa in cui dissi: sì, ok, Rajon Rondo ai Clippers, da un punto di vista tecnico, era il giocatore che mancava. Vediamo che tipo di leadership porta, perché se è una leadership positiva i Clippers diventano la favorita, se è una leadership negativa possono implodere da un momento all'altro. Ha portato la parte buona del Rajon Rondo, per cui i Clippers al momento viaggiano tranquilli verso il terzo posto, terzo o quarto posto ad ovest, non fa differenza. Un'ulteriore aggiunta, le due scoperte della stagione, due giovani, Terrence Mann,
che è un grandissimo atleta, un ottimo difensore e ogni tanto mette anche parecchi punti a referto, e Amir Coffey, che al momento ha un contratto two-way, cioè fa più o meno 50 partite in NBA, si divide tra NBA e G League, ma quando è stato chiamato in causa in NBA ha sempre fatto il suo. Questi sono i motivi per cui considero i Los Angeles Clippers la squadra favorita per il titolo. Sono in assoluto la squadra su cui ci sono meno punti bui, meno punti grigi, meno punti deboli, se vogliamo. È la squadra, a mio modestissimo parere, più completa sotto tanti punti di vista, offensivo, difensivo, di leadership, sia tecnica che extra basket, ovviamente con Rondo e Ibaka in primis. Ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere se siete d'accordo oppure no, mettete un bel like, iscrivetevi, le solite menate, per il resto un saluto, il Franz.